che livello. Poi, siccome su Twitch vedevo che nessuno portava live di arte, io ho iniziato a fare questo in live, questa roba qua. Non so se si vede. Si vede un po' sgranato, sinceramente. Un pochino sgranato. Non so se hai problemi di connessione. Ah, quello è coso. Devilman. Sì, Mazinga. Mazinga e l'altro non viene il nome. E porto appunto, dipingo in live, faccio roba. Roba. Tanta roba. Sì, beh, tanta roba. Sono fatti bene comunque. Grazie. L'altro è Devilman, grande capolavoro. Adesso ti faccio vedere una cosa. Collezione completa del fumetto di Devilman. Ah! Non butto a terra la postazione. Ah. Oh, porca miseria. Ah. Schiena. Ta 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 ta. Ah, ora un po', è la collezione... Tutto intero. Papam. È un capolavoro. Questo è un capolavoro. Un capolavoro, un fumetto stupendo. Un'opera d'arte. Io mi ricordo ancora che quando abitavo con i miei, c'era un mio cugino che aveva la collezione di Diabolik. Tutti i fumetti Diabolik che c'aveva. E lui era appassionato. Diabolik è un bel fumetto anche quello. Lo leggeva mio padre, lo leggevo a volte anche io. È un bel fumetto, era fatto bene. Hanno fatto anche il film ultimamente ed mi è piaciuto molto. Non so se l'hai visto. Sì, vedilo perché è veramente bello, fatto bene. Darò un'occhiata perché anch'io guardavo all'epoca quando ero più piccolo tutti questi cartoni così. Guardavo anche coso, Yattaman. Poi c'erano i casini. Meglio il Burundi a Diabolik. Perché Gixina? Che cosa ti turba di Diabolik? E poi nacque una diatriba con degli amici perché all'epoca non c'era internet quando io ero piccolo, perché inizia a diventare vecchio, su come si pronunciasse Diabolik, se era Diabolik o Diabolik. Alcuni dicevano Diabolik, altri Diabolik, e adesso c'avevo ragione io, Diabolik. Vabbè, può capitare a volte quando si stava di mezzo anche tipo nomi inglesi, a volte dici aspetta, ma come lo pronuncio questo? Non so. Ma il problema è che essendo l'autore italiano... era un po' strano pronunciarlo in americano, quindi poteva essere così. Poi il fatto che va troppo di poche munizioni, devi stare attento che allora io, avendo giocato tutti i Resident Evil da appassionato, ho una critica da fare con la Capcom e la devo fare e ce l'ho proprio qua sul petto Vai. Resident Evil 1 capolavoro. Tu entri in una villa, cioè io mi devo mettere nella testa dell'autore e cerco di capire che cosa ha combinato. Mm-hmm. Che cosa è successo? Hanno creato un gioco bellissimo, narra di un virus, un laboratorio segreto al di sotto di una villa sperduta in mezzo al bosco. Vanno quelli della Stars, dell'Umbrella, perché c'è un incidente, e vanno a recuperare sti tizi sperando di isolare il virus. Bene, non avviene, il virus si diffonde nella città, poi in poco nel secondo tempo. Capitolo si diffonde nella città e vediamo poi le conseguenze a Raccoon City. Da Raccoon City si diffonde ovviamente anche in città più grandi e vediamo la storia poi di Resident Evil 3 che si evolve ulteriormente. Ora, una volta fatto tutto questo, che cazzo c'entra? Resident Evil 4 bellissimo, gioco bellissimo, partiamo dal suo presupposto. Ma che cazzo c'entrano i tizi impazziti? Se va a vedere tutta la storia da là, si imputtana. Poi se ne vanno a finire in Africa, dove stanno gente che impazzisce con l'Ash, non si capisce niente, si gioca di giorno. Sì, me lo ricordo, avevo visto il video. Hanno cambiato l'ambientazione, hanno fatto un macello. Poi ci hanno messo i vampiri su Village. Bravo, Gixina. Ma che cazzo c'entrano i vampiri, porca madosca? Erano anche i lupi mannari, mi pare, tra l'altro. Erano anche ma i lupi mannari, ma ci stanno buttando tutto dentro. Fra un po' ci mettono pure quelli del PD, ci mettono dentro. Cioè, di che stiamo parlando?